Bella ragazzi, bentornati nel mio canale, sono Xeven e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi parleremo della notizia uscita ieri su Rockstar Newswire che annuncia l'uscita di un nuovo aggiornamento il 20 ottobre. Ma prima di andare a vedere le novità che questo aggiornamento introdurrà, che sono parecchie devo dire, vi invito a lasciare un mi piace a questo video che a me fa veramente tanto piacere, iscrivetevi al mio canale per altri contenuti di GTA 5 e non dimenticatevi di lasciare un commento qui sotto per farmi sapere cosa ne pensate di questo nuovo aggiornamento, se vi piace o no o cosa avreste introdotto voi. E detto questo, iniziamo. L'aggiornamento GTA Online Lowriders sarà disponibile a partire da martedì 20 ottobre solamente su PS4, Xbox One e PC, quindi niente all gen, e introdurrà un nuovo tipo di garage per la personalizzazione delle auto chiamato Bennis Original Motor Works, che a differenza del classico Los Santos Custom, questo nuovo garage ci permetterà di scegliere tra una serie di auto che potremo personalizzare ulteriormente. Il garage ovviamente sarà incentrato su Lowriders, quindi le modifiche che potremo portare ad alcune auto saranno le sospensioni idrauliche, personalizzazione del blocco motore, filtri d'aria e addirittura la personalizzazione nel dettaglio degli interni delle auto. Potremmo scegliere di cambiare il design interno ricoprendolo di velluto, cuoio o altri materiali e addirittura cambiare i quadranti, il volante o la leva del cambio. E grazie a dei nuovi comandi nel menu di interazione potremo scegliere di aprire gli sportelli, il cofano o addirittura il bagagliaio per far vedere tutti gli interni modificati e tutte le altre porcherie che installeremo sopra la nostra auto. Ovviamente le novità non sono finite qui, infatti verranno introdotte all'Ammunition due nuove armi, ovvero la nuova pistola mitragliatrice automatica e il macete. Come sempre verranno introdotti nuovi capi di abbigliamento, nuove acconciature, accessori e tre nuove modalità competizione. Quindi niente ragazzi, non ci resta che aspettare martedì per gustarci questo nuovo aggiornamento che a mio parere non sembra essere affatto male. E niente, vi invito a lasciare un mi piace a questo video, iscrivetevi al mio canale per altri contenuti di GTA e fatemi sapere qui sotto con un commento cosa ne pensate di questo nuovo aggiornamento, se vi interessa o meno e cosa vi interessa soprattutto. E noi ci rivediamo al prossimo video.